Professor Mauro Bove, nasce Obiettivo Università 2019 con lo sguardo alle elezioni per il nuovo rettore. Cos'è questo progetto? Essenzialmente è un progetto che si rivolge alla comunità accademica e a tutta la città, e se vogliamo anche alla Regione Umbria, per mettere in campo un percorso che permetta a tutte le persone di buona volontà di partecipare alla formazione di un progetto. Per arrivare alla fine di questa formazione del progetto a individuare un candidato rettore, una squadra che potrà poi occuparsi, ammesso che il progetto avrà successo, della governance dell'Ateneo. O noi vorremmo in buona sostanza invertire le cose, nessuno di noi si candida alla prossima corsa, tutti noi offriamo ai cittadini, ai colleghi, la possibilità di partecipare a questa costruzione di idee, a questa costruzione di programmi che vedrà uno studio delle cose attraverso essenzialmente una serie di seminari e di gruppi tematici che si occuperanno dei vari settori che riguardano la vita universitaria. Qual è, professore, il giudizio che date sul settennato che si sta per chiudere? Il rettore Moriconi è un rettore, tanto premetto, che è una persona con la quale ho un ottimo rapporto umano, personale. Io penso che sia una bravissima persona, si è trovato di fronte a una realtà difficile da affrontare, ha affrontato questa transizione. L'Università di Perugia è un'università sana, economicamente è un'università sana, per quanto riguarda gli studenti ricomincia a crescere, abbiamo avuto ora 4 dipartimenti di eccellenza, quindi tutto sommato ci sono delle buone notizie. Ovviamente pensiamo che si debba andare oltre, che dal 2019 in poi, con la competizione incombente, la riduzione di risorse, insomma la complicazione del reale in cui viviamo, esiga un'elaborazione che vada, si proietti nel futuro, se posso permettermi un'espressione un po' immaginifica.